Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, come mi avevo fatto vedere il video, quello là, che avevo trovato la scatola, mi ero dimenticata di farvi vedere anche questo, però siccome ho deciso di fare anche dei mini video, dove parlo normale, ragazze, voi lo sapete, con l'ASMR si abbassa la voce a me. Infatti, dopo che ho girato quei due video continuati, dopo un'ora tenevo la voce bassa, perché io quando parlo non riesco a tenere la voce in ASMR. Perciò faccio i no talking, però volevo, mi piaceva portare sul canale questa scatola che io tenevo, quindi farò anche dei mini video dove vi spiego le posizioni. Allora, in poche parole, infatti non mi avevo fatto vedere il libricino, c'era anche un CD in questa scatola, non ho proprio idea, ragazze, dove sia il CD. Allora, vedete qua, parla del benessere con lo yoga. Spiega perché lo yoga, quindi spiega perché lo yoga, che cos'è lo yoga, i benefici dello yoga. Hatha yoga, infatti io ho fatto questo perché facevo i corsi di yoga, ho fatto l'hatha yoga, il kundalini yoga. Per esempio, l'hatha yoga è una delle forme più conosciute, si concentra sul corpo ed è basata per lo più su posizioni statiche, pranayama, controllo, pranayama, pratica del controllo del respiro. Infatti mi ricordo questa cosa, esercizi di respirazione e tecniche di rilassamento. È molto basata sul rilassamento, proprio sulla respirazione, l'hatha yoga. Il kundalini yoga. È lo yoga della consapevolezza e della veicolazione energetica. In questa forma, la sequenza di movimenti permette loro di confluire, gli uni negli altri in maniera per lo più dinamica e stimolante, migliorando in tal modo l'energia vitale, prana, attraverso un'azione purificante, attivante e allo stesso tempo rilassante. Poi c'è il Raja Yoga, il Karma Yoga, il Jiang Yoga, che sarebbe la conoscenza e il discernimento sui fine, intuire l'aspetto universale ed eterno all'interno di quello particolare e temporale. Bellissimo. Poi parla le asana. Le asana. Allora, lo yoga si compone di tre elementi fondamentali: le asana, le asana, che sarebbero le posture del corpo, il pranayama, il controllo consapevole del respiro e il rilassamento profondo. Le asana rendono flessibili i muscoli e articolazioni, migliorano la mobilità della spina dorsale, fortificano gli organi interni, rinforzano il sistema sanguigno e sollecitano la circolazione. La sequenza di movimenti favorisce lo sciogliersi delle contrazioni nel corpo e nell'anima e conduce a uno stato di pace interiore e rilassatezza. Fondamentale durante l'esecuzione delle asana è uno stato di profonda concentrazione e consapevolezza durante lo svolgimento di ogni singola posizione. Tale attitudine conduce all'unità di corpo e mente, può agire come una meditazione ed è ciò che rende lo yoga così unico. Il pranayama, o controllo consapevole del respiro, è una componente indiscibile di estrema importanza nella pratica dello yoga, motivo per cui ogni lezione dovrebbe avere inizio con esercizi di respirazione. Solo una corretta respirazione consente un adeguato apporto di ossigeno a tutte le cellule del corpo, che attraverso questo processo vengono purificate. Una respirazione consapevole permette inoltre il superamento di stati d'animo negativi, quali la paura, l'agitatezza e la stanchezza. Il rilassamento profondo corrisponde alla parte finale di una sezione di yoga e conduce a un profondo rilassamento di corpo e mente. Una sensazione di abbandono e tranquillità pervade
L'intero organismo, gli ormoni dello stress vengono eliminati e si sciolgono le tensioni. Il rilassamento profondo ha un'azione riequilibrante e favorisce la concentrazione della mente. Nello yoga questo è un processo attivo in cui sono coinvolti in misura uguale sia la mente che il corpo. La tensione e il rilassamento sono due polarità opposte, perciò il rilassamento profondo dipende strettamente dall'intensità in cui si seguono gli asana. Un profondo abbandono, difatti, può essere veramente tale solo se preceduto da una tensione di intensità adeguata. Nei prossimi capitoli andremo ad analizzare con attenzione gli 8 aspetti principali che si distinguono nello yoga e sono composti da regole di comportamento, autodisciplina, postura del corpo, controllo del respiro, dominio dei sensi, concentrazione, meditazione e illuminazione. Quindi ragazze, poi magari continuiamo a leggere il libricino, faccio una specie di mini video. Ora vi ho fatto una specie di riassunto dello yoga in generale, poi andremo a vedere gli 8 stadi dello yoga. Le posture e poi faremo anche le schede. Quindi ora metto il segno che dobbiamo leggere da qua. Ragazzi, non ve li posso fare in ASMR. Molte persone mi dicono che già la mia voce è normale comunque. Infatti la prossima volta attacco il microfono. Quindi come se faccio comunque la maggior parte delle persone che mi conosce dice che già la mia voce parlando normale è molto calma. Io mi sento molto, perché ragazzi non posso sforzare la corda vocale, le corde vocali. Io il mio canale lo sapete che non è nato come ASMR, è perché c'è un pubblico che piacciono questi, una parte di pubblico che piacciono questi video in ASMR, quindi io gli faccio i no talking. Però se volete anche cose che riguardano, che parliamo dello yoga, che parliamo della meditazione, io farò una specie di rubrica con dei piccoli mini video dove sentite la mia voce che parlo in modo pacato. Più di questo, ragazze, non posso fare. Gli ASMR saranno in no talking. Io vi saluto solo, lo sapete, perché quando comincio a parlare con voce bassa mi si sforzano proprio le corde vocali. E quindi devo fare per forza così. Quindi faremo questa specie di rubrica. Ora non so come intitolerò questa rubrica che ha a che fare anche con questa scatola che vi farò vedere tutte le posizioni. E niente, ragazze, vi mando un bacio. Spero che questa tipologia anche vi piacerà. Perché voglio fare, perché mi sono, oh, siccome ho scritto per parecchi blog, ho avuto un poco di lavoro, cioè il lavoro, meno male, alcune cose da scrivere. Ora ho avuto di nuovo questo fermo, quindi diciamo che posso riattivare di nuovo un poco più il canale con più video. Vi mando un bacio e al prossimo video.